Buongiorno, sono Camillo Carlo Pellizzari di San Girolamo, modifico Wikidata dal 2013 e sono tra i cofondatori del gruppo Wikidata per Musei, Archivi e Biblioteche, un gruppo di bibliotecari e di utenti di Wikidata che si occupa di promuovere la conoscenza innanzitutto e l'uso di Wikidata presso Musei, Archivi e Biblioteche in Italia. Registro questo video nell'ambito della mia collaborazione con l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, l'INAP, collaborazione nella quale mi sono principalmente occupato di aggiungere a varie centinaia di elementi di Wikidata gli identificativi del catalogo della biblioteca dell'INAP per autori e concetti, al fine di migliorare in Wikidata la copertura delle persone censite in questo catalogo e dei concetti censiti in questo catalogo, e di migliorare l'interoperabilità appunto tra questo catalogo e Wikidata in un'ottica di linked open data. In questo video parlerò dei dati bibliografici presenti in Wikidata e dei vantaggi dell'aggiungere i dati riguardo alle proprie pubblicazioni in Wikidata. Innanzitutto, Wikidata, di cui qui vediamo la pagina principale, è un database libero, nel senso che i suoi dati sono liberamente riutilizzabili e che chiunque può liberamente modificarlo, quindi in un senso sia di uso attivo sia di uso passivo, un database libero con oltre 109 milioni di elementi che chiunque appunto può modificare. Ora, di questi elementi, una percentuale molto significativa, all'incirca la metà, sono elementi relativi a pubblicazioni, principalmente articoli scientifici, in misura minore monografie, in misura ancora minore altri tipi di pubblicazioni, come ad esempio capitoli di libri, contributi in atti di convegno e così via. Ora, queste pubblicazioni consentono di fare degli studi di carattere bibliometrico. Per fare degli studi di carattere bibliometrico in senso stretto, ovviamente non basta avere i dati sulle pubblicazioni, ma servono anche i dati relativi alle reciproche citazioni tra queste pubblicazioni, dati che non sempre sono presenti perché spesso non è facile importarli in Wikidata, poiché o non sono disponibili in forma strutturata, oppure sono disponibili in forma strutturata ma con licenze incompatibili con Wikidata. Tuttavia, anche solo il fatto di elencare le pubblicazioni, dividendole poi per autori, per temi, consente, anche in assenza di dati relativi alle citazioni, che sarebbero comunque benvenuti, consente di fare in ogni caso delle analisi interessanti. Ora, come si sa, Wikidata è interrogabile con un query service, query.wikidata.org, che consente di fare qualunque tipo di analisi sui dati che Wikidata contiene. Tuttavia, scrivere una query richiede o di saper usare il linguaggio Sparkle in cui le query sono scritte, oppure si può usare questo assistente query che però da un lato ha il vantaggio di consentire di fare query senza conoscere il linguaggio Sparkle, d'altra parte ovviamente ha delle capacità limitate, non consente di fare query di grande complessità. Tuttavia, se ci interessa interrogare i dati bibliografici che Wikidata contiene, abbiamo a disposizione uno strumento molto potente che è Scolia, scolia.toolforge.org. Scolia è uno strumento pensato appositamente per interrogare i dati bibliografici presenti in Wikidata. Come ci dice questo avviso molto evidente in giallo, Scolia interroga soltanto i dati presenti in Wikidata. E quindi, siccome Wikidata contiene soltanto un
limitato, sebbene crescente, sotto insieme del corpus della letteratura scientifica e quindi anche dei settori delle sue citazioni, i risultati che Scoglia dà sono ovviamente molto parziali. Tuttavia, appunto, nel caso in cui sia stato fatto uno spoglio di una certa sistematicità in Wikidata, ovviamente i dati di Scoglia assumono un loro interesse. E per esemplificare questo, proverò innanzitutto a fare un esempio con un'organizzazione come appunto l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, l'INAP. Quindi posso cercare qui l'INAP e l'INAP mi verrà restituito innanzitutto come topic, come argomento, vale a dire Scoglia mi propone in prima istanza delle analisi su pubblicazioni che riguardano l'INAP e attualmente vedete che i vari pezzetti della pagina di Scoglia sono costruiti tramite query di Wikidata, query che ad esempio io posso vedere cliccando su questi pulsanti a lato. Se io clicco su modifica Sparkle posso vedere qual è la query abbastanza complessa che genera questo grafico che si vede qui. Questo grafico ad esempio mi dà informazioni su che cos'è l'INAP. L'INAP è un'istanza di ente pubblico di ricerca in Italia, posso anche zoomare, ha sede legale a Roma, ha sostituito l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Personale dei Lavoratori, Professionale dei Lavoratori, si trova in Italia e ha come capo il presidente dell'INAP. Queste sono informazioni relative all'INAP. Se poi procedo nella lettura della pagina scopro che attualmente Wikidata non conosce pubblicazioni relative all'INAP, il che non vuol dire che tali pubblicazioni non esistono, ma vuol dire che in Wikidata non sono ancora state censite. Ci interessa maggiormente vedere l'INAP non in quanto argomento di pubblicazioni, almeno a stato attuale, ma in quanto organizzazione alla quale quindi sono affiliati autori di pubblicazioni. In questo caso vedete che viene visualizzato anche l'identificativo ROR dell'INAP, viene visualizzato il sito ufficiale dell'INAP, poi anche in questo caso la pagina è divisa in una serie di sezioni, ognuna delle quali utilizza una diversa query di Wikidata per analizzare i dati presenti in Wikidata. Quindi innanzitutto persone impiegate o affiliate dell'INAP che attualmente sono almeno appunto presenti in Wikidata e marcate come tali alcune decine, di cui qui vediamo appunto un elenco corredato dalla descrizione che in Wikidata è presente, sono 77 in tutto, quindi abbiamo un buon censimento comunque di persone marcate come affiliate all'INAP o che lavorano presso l'INAP. E poi abbiamo un grafico dei coautori, questo è piuttosto interessante, che mostra appunto relazioni tra varie persone affiliate all'INAP che hanno scritto appunto articoli collaborando reciprocamente. Anche in questo caso si può zoomare e appunto vediamo questi grafici con coautori di pubblicazioni appunto già censite in Wikidata. Scendendo ulteriormente non troviamo un grafico degli advisor perché appunto questo è pensato più per università e non essendo l'INAP un'università attualmente non ci sono risultati in termini appunto di relatori di tesi. Poi vediamo una elencazione di argomenti che sono oggetto delle pubblicazioni delle persone affiliate o che lavorano presso INAP, ovviamente anche in questo caso argomenti già censiti in Wikidata, che sono in tutto 135, come ci mostra questo numero, li possiamo anche mostrare tutti selezionando All, e a questo punto vengono mostrati tutti per numero di pubblicazioni, con a fianco una pubblicazione di esempio che riguarda quell'argomento, quindi sull'ineguaglianza sociale, diseguaglianze sociali, abbiamo come esempio questa pubblicazione, oppure sul welfare abbiamo come esempio
questa pubblicazione e così via. Poi, scendendo ulteriormente nella pagina al di sotto di questi 135 argomenti, alcuni dei quali si può vedere non sono marcati in inglese, ma probabilmente solo in italiano. Questo ci mostra come i dati presenti in Wikidata possano sempre essere migliorati. Scendendo ulteriormente, abbiamo dei dati relativi alle pubblicazioni più recenti, quindi le pubblicazioni in ordine di data, con appunto titolo della pubblicazione e autore o autori, 120 in tutto. Poi abbiamo usi che attualmente non dà risultati. Poi abbiamo la produzione di pagine, qui vediamo che la query non è riuscita a concludersi e quindi si sta ancora caricando, passiamo oltre. Citazioni, ovviamente le citazioni sono in questo caso 200, ma anche in questo caso il sample potrebbe non essere completo, anzi sicuramente non è completo, tante più citazioni vengono aggiunte, tante più ne verranno visualizzate da Scolia. Lì, poi abbiamo i paper più citati, attualmente ne vengono segnati in tutto 3, questo ha 77 citazioni, questo ne ha 9 e questo ne ha 4, ma appunto i dati potrebbero essere resi abbondantemente più completi. E poi abbiamo citazioni normalizzate rispetto ai coautori per anno, e attualmente risultano soltanto 2 autori che hanno citazioni normalizzate per anno, ma anche in questo caso il dato potrebbe essere migliorato. Premi, attualmente vuoto, e infine una distribuzione di genere dei ricercatori attualmente noti come affiliati all'INAP. Qui vediamo un totale di 75 ricercatori. Ovviamente più in alto avevamo trovato che i ricercatori affiliati a INAP erano 77, quindi verosimilmente il marcatore di genere è assente in 2 ricercatori e nel momento in cui venisse aggiunto andrebbe poi a rendere questo dato qui in fondo più completo. Ora, questo è un esempio di ciò che Scolia consente di visualizzare per un'istituzione e quindi diciamo legando a quell'istituzione tutti i ricercatori che almeno per un periodo di tempo sono stati ad essa affiliati. Ovviamente questo si può fare anche per singoli ricercatori e abbiamo qui 2 esempi. Il primo esempio è Aldo Rosano, qui vedete indicato l'elemento di Wikidata relativo e l'OCID. Anche in questo caso la pagina è divisa in varie sezioni che traggono ognuna dati da una query di Wikidata, quindi abbiamo una lista di pubblicazioni, anche qua si possono mostrare tutte, ordinate per data, ma si possono ordinare anche per altri criteri, 19 in tutto. Abbiamo numero di pubblicazioni per anno, colorate diversamente a seconda che sia primo autore, ultimo autore o autore intermedio. Poi abbiamo numero di pagine per anno che però non ha dato risultati per qualche motivo. Abbiamo gli argomenti più frequenti, questo è decisamente interessante per avere un'idea degli argomenti su cui un ricercatore ha pubblicato di più. Sono qui visualizzati con le loro etichette in italiano, ma potenzialmente potrebbero essere visualizzati anche con etichette in altre lingue. Peraltro, ecco, questi argomenti sono basati non soltanto su le opere scritte dal ricercatore o ricercatrice, ma anche sulla base delle opere che citano le opere scritte dal ricercatore o dalla ricercatrice. Quindi, appunto, questo ci dà un'idea non soltanto delle opere scritte dalla persona, ma anche delle tematiche affrontate dalle opere che citano le opere di quella persona, e quindi appunto amplia ulteriormente, diciamo, il ventaglio di possibilità analizzate
mostrando anche, diciamo, in quali ambiti l'opera di questa persona ha avuto un'influenza nel corso del tempo. Poi invece abbiamo gli argomenti soltanto delle opere dell'autore, e quindi questa tabella qui sotto è limitata alle opere dell'autore. Ovviamente anche questa tabella potrebbe essere visualizzata in forma di grafico a bolle, come la tabella qui sopra, quindi appunto potrebbe essere anch'essa visualizzata in questo modo. Poi abbiamo anche questa visualizzazione degli argomenti in forma di matrice. Anche qui gli usi hanno dato nessun risultato, questo potrebbe essere in realtà un problema di scoglia che verrà risolto in futuro. Poi abbiamo le pubblicazioni, quindi le riviste soprattutto sulle quali la persona ha pubblicato, e qua abbiamo appunto le riviste su cui la persona ha pubblicato, ribadisco, sempre limitatamente ai dati che attualmente Wikidata contiene, quindi parliamo sempre di dati imperfetti, nel senso di incompleti, ma perfettibili. E poi vediamo la stessa cosa anche in forma di tabella, dopo averla vista come grafico a bolle. Si tratta appunto di 19 entità. Le statistiche su invece le revisioni, cioè le recensioni, le review, le recensioni, non danno risultati attualmente, perché evidentemente non sono stati inseriti i dati. Poi vediamo un grafico dei coautori colorati in base al genere, dove si vede un colore bianco è perché attualmente l'elemento di Wikidata non ha un marcatore di genere. Ovviamente il grafico dei coautori è molto interessante per vedere appunto le collaborazioni che una persona ha stabilito nel corso della sua, del suo percorso di ricerca, e appunto questi punti bianchi ci indicano l'incompletezza dei dati. Ovviamente aggiungere un marcatore di genere è un fatto estremamente veloce. Scendendo poi abbiamo anche una mappa dei coautori sulla base delle localizzazioni delle loro affiliazioni, mappa che si sta caricando e che appunto ci mostra localizzazioni principalmente in Italia, ma anche in vari altri paesi d'Europa e extraeuropei. Scendendo ulteriormente vediamo altre localizzazioni che si basa su, non ricordo esattamente quale aspetto, Luino, che è il luogo di nascita, ok, quindi mi mostra anche il luogo di nascita della persona, perfetto, e poi mi mostra il luogo in cui di paese di cittadinanza, cioè l'Italia, a questo punto sta sul centro dell'Italia, e poi mi mostra il punto invece di Roma, dell'Istituto Superiore di Sanità, dove questa persona, Aldo Rosano, ha lavorato. Quindi appunto mi mostra una serie di punti rilevanti, diciamo, a livello biografico per la persona, come il luogo di nascita, il punto centrale del paese di cittadinanza, che, e poi appunto un punto relativo a un luogo in cui ha lavorato. Ovviamente se una persona ha lavorato in più luoghi, questi luoghi sono marcati in Wikidata, comparirebbero sulla mappa vari puntini relativi ai vari luoghi in cui la persona ha lavorato. Una linea del tempo che credo prenda in considerazione principalmente le pubblicazioni, ma non solo, ecco appunto la prima pubblicazione, anche le date in cui ha cominciato lavorare in vari luoghi, come appunto l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, l'Istituto Superiore di Sanità. E poi ancora, questo sarebbe Academic Tree, una visualizzazione delle relazioni di allievo di docente X, oppure invece al contrario ha avuto come allievi una serie di ulteriori persone. In questo caso non ci sono relazioni di questo tipo, ma potrebbero essere aggiunte. E poi appunto i conteggi relativi alle citazioni, le citazioni per anno, che tendono sempre in linea di massima ad aumentare, e poi gli autori citanti, anche qui in forma tabellare, e ancora immagini associate alla persona. Questo spesso, diciamo,
prende immagini non troppo pertinenti, prende il Colosseo per Roma, prende questa immagine per Luino, diciamo, questo non è forse il tab più utile, e poi non abbiamo, credo, ulteriori... Ah, abbiamo degli eventi, giustamente, una conferenza alla quale la persona ha parlato, e poi attualmente Scolia non fornisce altri dati. Prendendo una scheda simile per un'altra persona, per un'altra ricercatrice che ha come affiliazione l'INAP, vediamo i medesimi tab realizzati in diverso modo, quindi una lista di pubblicazioni innanzitutto, 19, poi abbiamo il numero di pubblicazioni per anno, anche qui suddivise in base a primo autore, autore intermedio, unico autore o sconosciuto, anche in questo caso basta poi fare una piccola modifica su Wikidata perché questo sconosciuto vada a confluire in una delle altre casistiche. Numero di pagine per anno, credo che in questo caso funzioni, perfetto, quindi qua abbiamo anche il numero di pagine per anno, che poi appunto è collegato ai vari, alle varie pubblicazioni, quindi io posso vedere le varie pubblicazioni quali peso in termini di pagine hanno e poi appunto sommarle per anno. Gli argomenti, anche in questo caso qui abbiamo gli argomenti anche delle opere che citano le pubblicazioni della persona, mentre più sotto abbiamo soltanto gli argomenti delle pubblicazioni della persona in forma tabellare. La matrice degli argomenti, questa query sugli usi che non ha risultati, le riviste sulle quali sono state pubblicate queste pubblicazioni, sia in forma appunto di grafico sia in forma tabellare, ne risultano 9. Non abbiamo dati sulle recensioni fatte da questa ricercatrice. Poi abbiamo il grafico dei coautori, che è sempre molto interessante, anche in questo caso abbiamo un autore al quale manca il marcatore di genere. Poi ecco, cliccando sull'autore compaiono ulteriori legami, ad esempio appunto istanze di umano, occupazione ricercatore, cognome Gallo. Anche questi dati appunto sono tanto più completi in base a quanto Wikidata contiene. Poi grafico, anzi mappa dei coautori, anche qui per vedere dove sono localizzati i coautori, altri luoghi, e qui compare il, credo, luogo di nascita, se ben ricordo, infatti, e poi il punto centrale sull'Italia e credo anche un punto su Roma, che però in questo caso non vedo comparire, e che dipende dal fatto che c'è un'incompletezza nei dati di Wikidata, ma dovrebbe comparire, una volta che i dati di Wikidata vengano migliorati, anche un punto su Roma dove si trova l'INAP, e poi ancora una linea del tempo, come nel caso precedente, con la prima e l'ultima pubblicazione, la pubblicazione più citata, ok, e ancora Academic Tree, anche in questo caso non abbiamo dati, e poi appunto le opere più citate. Attualmente tutte le opere di questa ricercatrice non hanno citazioni marcate in Wikidata, ma come sempre questo non è altro che un invito ad aggiungere questi dati per, diciamo, rendere il campione analizzato più completo. Citazioni per anno quindi sono vuote, autori citanti sono anch'essi vuoti, le immagini associate come sempre hanno una pertinenza limitata e non abbiamo eventi associati. Ora daremo uno sguardo direttamente ai dati presenti in Wikidata e per fare ciò entriamo nell'elemento di uno di questi ricercatori, appunto Aldo Rosano. Questo è l'elemento di Wikidata come lo visualizzo non avendo fatto il login, quindi con l'interfaccia standard in inglese. Tuttavia, tra i molti vantaggi dell'avere un account, adesso mostrerò cosa accade facendo io il login con un mio account. Uno dei vantaggi appunto dell'avere un account è ad esempio poter impostare come lingua dell'interfaccia una lingua diversa dall'inglese, come ad esempio l'italiano, e qua vediamo come i dati e anche l'interfaccia circostante siano
tradotti in italiano. Appunto, questi sono i dati relativi ad Aldo Rosano attualmente presenti in Wikidata. Ovviamente all'interno dell'elemento dell'autore io non visualizzo i dati relativi alle sue pubblicazioni. Per risalire alle sue pubblicazioni ho due principali metodi. Il primo, più semplice, anche se diciamo meno preciso, è usare il puntano qui, nella colonna di sinistra strumenti, per vedere tutti gli elementi che puntano a questo elemento e in generale, trattandosi di un autore, gli elementi che puntano ad esso sono quasi sempre quelli delle sue pubblicazioni e quindi qua posso vedere le pubblicazioni legate a questo elemento. Similmente, appunto, anche nel caso di Irene Brunetti, posso entrare nell'elemento di Wikidata e usare il puntano qui per vedere le pubblicazioni legate appunto al suo elemento. Un altro metodo invece consiste nell'usare un gadget attivabile nelle preferenze, quindi nelle mie preferenze posso andare in accessori e attivare tra i gadget Related Items, che io ho già attivato. Nel caso in cui non l'avessi attivato dovrei cliccare sulla spunta e poi salvare. Ovviamente io, avendolo già attivato, non posso risalvare la stessa cosa, quindi attiverò anche questo gadget per mostrare che appunto si attiva il tasto blu salva e poi posso salvare. Una volta che ho salvato, appunto, il gadget si attiva nel mio account e ritornando nell'elemento posso utilizzarlo. In particolare il gadget che ho attivato, Related Items, aggiunge un pulsante alla fine dell'elemento, questo pulsante Show Derived Statements. Cliccandolo posso vedere gli elementi legati a questo elemento suddivisi per tipologia. In questo caso sono tutte pubblicazioni e quindi compaiono tutte sotto la rubrica è autore di. E questo, diciamo, però ad esempio mi compare separato dagli altri la conferenza alla quale questo autore ha parlato e quindi, diciamo, rispetto a usare il puntano qui ho un'idea un po' più approfondita del perché questi diversi elementi sono legati all'elemento dell'autore. Sono quasi tutti pubblicazioni, ma in un caso si tratta invece di una conferenza alla quale l'autore ha parlato e grazie a questo gadget posso subito avere un'idea appunto delle diverse tipologie di elementi legate a questo elemento. E lo stesso vale anche per l'elemento di Irene Brunetti. Anche qui, scendendo in fondo all'elemento, posso usare Show Derived Statements per visualizzare gli elementi legati, che in questo caso sono tutti pubblicazioni. Come si può vedere, l'unica rubrica che compare è quella di è autore di e quindi delle pubblicazioni. Ora, appunto, come detto, in Wikidata sono presenti milioni, anzi decine di milioni di elementi di pubblicazioni. Possiamo giusto entrare in una per vedere come sono strutturati i dati: istanza di articolo scientifico, il titolo di cui viene specificata la lingua, una lista di autori di cui viene marcata il numero, quindi primo autore, prima autrice in questo caso, e secondo autore, la data di pubblicazione, che può essere precisa all'anno, al mese o anche al giorno, un indirizzo al quale si può recuperare il testo di questo articolo, la rivista in cui è stato pubblicato, volume della rivista. In questo caso non è specificato il numero della rivista, perché forse la rivista non ha una divisione in numeri ma soltanto in volumi, anzi no, è specificato subito sotto nell'ordine, numero della rivista, numero 8, quindi volume 40, numero 8, pagine 1411, 1437,
E poi si potrebbe anche aggiungere il numero di pagine, che in questo caso non è stato specificato, anche se è deducibile comunque dall'intervallo di pagine, però il numero di pagine è in questo caso 27, specificando pagina come unità di misura. E poi abbiamo ovviamente il DOI, se presente. Si potrebbero aggiungere anche altri identificativi, come ad esempio l'identificativo di PubMed. Ora, appunto, questo è un esempio di una pubblicazione censita in Wikidata. Come abbiamo detto, Wikidata ha sicuramente un numero di pubblicazioni, in generale di dati bibliografici, inferiore rispetto a altri database citazionali, come ad esempio Scopus o Web of Science o altri. Il vantaggio di Wikidata è che, essendo un database che chiunque può modificare e che espone i propri dati in pubblico dominio, cioè appunto in licenza CC0, ci consente due vantaggi importanti. Il primo è che possiamo aggiungere a Wikidata pubblicazioni che magari non sono censite in Scopus o in Web of Science per qualunque motivo, ad esempio perché compaiono in atti di convegno e gli atti di convegno sono raramente censiti da questi grandi database, oppure perché sono in italiano e molte riviste non anglofone tendono a non essere censite nei database citazionali più grandi. Wikidata, da questo punto di vista, ci consente ad esempio di colmare queste lacune di altri strumenti. L'altro grande vantaggio di Wikidata è che i dati inseriti in Wikidata possono poi essere riutilizzati in modo pienamente libero, perché sono in licenza CC0, e quindi ad esempio una volta che ho inserito questi dati relativi alle mie pubblicazioni in Wikidata, posso non soltanto trarne le visualizzazioni che abbiamo visto tramite Scolia, ma posso anche ad esempio esportarli in Excel e riutilizzarli per altri fini, per fare analisi in proprio. Tuttavia, avendo appunto già strutturato questi dati in Wikidata, posso poi appunto riutilizzarli liberamente. Oltre al fatto che, ovviamente, essendo Wikidata un database enorme utilizzato da moltissime entità, come ad esempio Google, assistenti vocali, oppure Wikidata utilizzata per allenare l'intelligenza artificiale e così via, inserire dati bibliografici in Wikidata dà a questi dati sicuramente una grandissima visibilità. E quindi, appunto, per questi motivi è importante aggiungere dati bibliografici in Wikidata per, appunto, da un lato colmare potenziali lacune di altri database bibliografici e inoltre per avere appunto questi dati riutilizzabili in vario modo grazie alla loro licenza pienamente libera, cioè appunto CC0, pubblico dominio, e per dare a questi dati sicuramente una visibilità che altrimenti avrebbero soltanto in parte.